Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro Joe, siamo su Opera Omnia, stiamo registrando direttamente dalla live su Twitch perché oggi dobbiamo pullare su Edgar, quindi la chat che ovviamente vi saluta e si saluta perché poi si rivedrà magari l'indomani stesso sul canale. E detto ciò dobbiamo pullare su Edgar, un kit che non mi fa impazzire, però abbiamo i tre ticket dell'evento scorso, il free ticket e poi qualche altro ticket che in realtà possiamo buttare perché ne ho che mi avanzano dal fatto che ho cappato i ticket nuovamente con la Spiritus di Shiva. Ok, quindi prima il free ticket, vediamo se abbiamo qualche sorpresa. No, ovviamente ci mancherebbe altro. Iniziamo con, vedete, vi faccio vedere il flex dei 999 ticket. Iniziamo con il primo, anzi facciamo i rituali giappini con la BT e la FR da cliccare. Tra l'altro fighissima nella FR, peccato che forse non ve lo posso far vedere, anzi sì, guardate che bella l'immagine della FR, dove praticamente è la prima volta che si vede questa immagine dove ci sono tutti e tre le tipologie di attacco in un'unica rappresentazione. Guardate che figata. Ha tutti e tre praticamente le tipologie di attacco in un'unica skill. È la prima skill che possiede tutte e tre, perché Golbez, se vi ricordate, possiede magico e fisico insieme. Lui invece è il primo che le possiede tutte e tre. Veramente, veramente top. Allora, primo ticket, che va malissimo. Con questa orba azzurra che potrebbe essere tutto e di più, però, attenzione. Abbiamo avuto sorprese da orba azzurre in precedenza, quindi... niente, in questo caso no. Primo ticket viola andato. Secondo ticket viola andato. Sempre con orba azzurra. Male, un po' male. Però non sottovalutiamo la orba azzurra, è vero, non sottovalutiamola. Potrebbe... no. Potrebbe dare delle sorprese, ma in questo caso no. Vediamo se per la prima volta sto a mano asciutta, cioè sto a bocca asciutta con i tre ticket viola. Anzi no, la prima volta no, perché già è successo un paio di volte che non ho beccato niente dai ticket viola. Però diciamo che alcune volte sono stato più che fortunato, ecco, mettiamola così. Orbe dorata che mi fa sperare poco, se devo essere sincero. Ex di Edgar molto buona. Tra l'altro questa LD che... tra l'altro la ex di Edgar è molto molto buona, perché comunque possiede almeno per me possiede praticamente la sfera migliore del gioco. Quindi ottenere più copie dell'ex di Edgar per me è tutto di guadagnato. Quindi va benissimo. Allora io direi di tentare qualche ticchettino, visto che li abbiamo cappati. Quindi bene, Deus che comincia a stalkerarmi, come giusto che sia. Questi primi 9 ticket li tiriamo singolarmente, giusto per dare il brivido del ticket singolo. Poi gli altri ovviamente li tireremo a 10 a 10. Vediamo se il miracolo di Edgar mi accompagna. In realtà di Edgar a me piacerebbe avere sia BT che FR. Se devo essere sincero.
Se devo essere sincero, mi piacerebbe prendere BT ed FR. Però. Però. Anche perché comunque la FR è comoda come condizioni. La BT invece ha quel debuff, ha quella trappola che mi intriga parecchio. Mi intriga veramente parecchio. Mi intriga parecchio. Ovviamente se esce Orb Viola faremo il poll, faremo la votazione per farvi scommettere i punti su la Force di Luna Freya o sulla Force di Edgar, perché comunque ci sta. Ovviamente per il content noi non skippiamo le orb, perché bisogna fare content su queste cose. E poi è da un po' che non mi godo una pullata come Dio comanda, quindi fatemi godere la mia pullata come giusto che sia. Niente, un LD a caso. Beh, preferirei la X in realtà alle LD, se devo essere sincero. Preferirei le X alle LD di Edgar. Se proprio devi darmi delle armi di Edgar, dammi le X. Ci sta. Secondo me sono buone, ma non sono fondamentali. Cioè, Edgar è comunque un personaggio valido per gli imperil che dà, però secondo me non è quel personaggio che ti fa strappare i capelli dalla testa per dire Madonna quanto è forte, Madonna quanto non è forte. No, in realtà come calendario per quanto riguarda l'eco non stiamo andando male. In questo caso la prende Edgar perché ottiene entrambe le armi nuove, e Luna Freya ovviamente non ottiene la eco perché appunto non è la protagonista in questo caso. Edgar è proprio quello che ha preso tutto, quindi in teoria è giusto il discorso. Correx, non so se ci sarà qualcuno che prende la eco. Dovrei andare a vedere in realtà. Non so se è uscita la notizia. Dovrei controllare se è uscita la notizia. Elemental Lockout ne abbiamo parlato fino a poco fa. Abbiamo fatto una lunga discussione. Quindi, no, ma Garnet ha già la eco. Garnet ha già la eco, quindi non c'entra. Io parlo di eco nuove. Garnet, se c'è Garnet, no, se c'è Garnet allora Nisba. Se c'è Garnet Nisba. Ma ho capito che con Rex c'è Garnet, ma Garnet ha già la eco. Se stiamo parlando di personaggi che devono prendere la eco, e ma Garnet ha già la eco, quindi tra l'altro Rem prende anche BT ed FR. Quindi probabilmente anche da Rem non ci saranno eco nuove. Quindi bisogna vedere un po' la situazione. Perché Van non credo che prenderà l'eco. Almeno. Monella, sei una monella. Sei una monella. Ragazzi, Michele l'ha detto, eh.
Michele ha detto a 900 esce. Michele aveva detto a 900 esce. Ha detto a 900 esce. E siamo signori a 900. Ora il fatto è che dobbiamo trovare anche la Force. Ah già, vero, perché 900, cioè i 100 non me li fa prendere. Ora tocca alla Force. Ora tocca alla Force, signori. Dobbiamo trovare la Force. Vediamo se con i ticket singoli mi ritorno a 900 e bugghiamo il sistema. Vediamo. Beh, se mi uscissero altre BT a me va benissimo. Che mi servono i tokens per personaggi magari. No, non abbiamo rotto il sistema in questo caso. E a questo punto la situazione si fa complessa. Perché devo trovare... Oh, attenzione! Attenzione! Qui si fa il sondaggino. Bene, adesso che il sondaggio è finito, vediamo. Tipo Britney ha buttato 60k di punti direttamente sul no. Vabbè, la BT, se esce la BT vince Edgar comunque. Fanculo. Let's go, andiamo. Orbo dorata la guardiamo. Aspetta, ma che ho fatto di nuovo il pronostico? Ah no, ok, questo è i dettagli, ok. Madonna mia, ha fatto i mega punti, si è fatta la Britney nazionale. No, Deus, porca troia. Oh, attenzione! Ha fatto l'inganno. È uscita subito dopo. Va bene, lo accetto. Abbiamo fatto una spesa complessiva di 100, quanto? 139 ticket. Anzi, 129 ticket. 129 ticket più i 7 di prima, 136. Vabbè, 136 ticket per la BT e la Force, direi che tutto sommato va bene. Ci sta. Quindi ragazzi, direi che qua chiudiamo il video e ovviamente ci becchiamo alla prossima.